sconfitta che brucia un po' perché siamo andati sotto subito e abbiamo dovuto recuperare. Poi all'inizio del secondo tempo siamo riusciti a pareggiare subito, ma sono passati un paio di minuti e abbiamo preso subito 2-1, per cui abbiamo dovuto ancora rincorrere, non è stato facile, anche se secondo me il risultato è un po' bugiardo per quello che ha espresso la squadra. Abbiamo fatto la nostra gara con un po' di nervosismo perché comunque quando dovevamo recuperare lo svantaggio alcune volte ci siamo un po' innervositi, anche se fino alla fine abbiamo tenuto, la squadra ha lottato. Peccato, c'è un grosso rammarico perché eravamo venuti a Breno convinti, insomma, di voler portare a casa 3 punti o comunque muovere la classifica perché sapevamo che c'erano degli scontri diretti che potevano togliere dei punti alle squadre avversarie. Non è successo, dobbiamo subire questa sconfitta. Poi viene dopo 9 risultati consecutivi, per cui dà ancora un po' più fastidio. Però martedì ci ripresentiamo e vediamo di prepararci bene contro il Calvina. Con Breno che ha dato tutto, anche se anche non avendo più obiettivi, quindi ha onorato questo campionato, anche se si è giocato poco nel secondo tempo. Sì, beh, loro hanno fatto il loro gioco, nel senso che comunque sono andati, come dicevo prima, hanno avuto la bravura e la fortuna di andare in vantaggio 2 volte, per cui hanno potuto gestire e perdere un po' di tempo. Noi ci siamo un po' innervositi, come dicevo prima, ma fa parte del gioco. Noi dobbiamo essere un po' più bravi sotto quell'aspetto lì, secondo me, perché in queste gare dobbiamo essere freddi, dobbiamo saper ragionare fino alla fine, anche se non è facile, perché poi il risultato avverso ti porta un po' a perdere un po' di distanze e a perdere un po' di quella tranquillità che dobbiamo avere. Però, insomma, ragazzi, io sinceramente non ho molto da rimproverare. Venivamo da una serie di risultati positivi, abbiamo dovuto recuperare un sacco di punti, si è mosso qualcosina, abbiamo ancora 2 gare da giocarcele fino alla fine e ce le giocheremo. L'avevamo detto ai ragazzi un po' di tempo fa che per entrare dovevamo giocarcela con la Casertese l'ultimo e adesso vediamo, insomma, di ripresentarci bene per domenica prossima. Sono 2 scontri diretti, qui il prossimo senza il bomber, a Mardelloni. Sì, ha preso la quinta, è fuori, insomma, senza per noi importante, però ho un gruppo di ragazzi che ci stanno mettendo l'anima, ci stanno mettendo tutto per cercare di arrivare dentro e sicuramente, come dicevo prima, domenica prossima ci presenteremo con la grande voglia e attenzione di voler fare il risultato pieno perché ci serve quello e poi penseremo alla partita con la Casertese calcolando che abbiamo di mezzo, comunque forse dopo l'ultima gara di campionato abbiamo anche la semifinale di Coppa Italia per cui siamo dentro in tanti obiettivi che ci siamo un po' prefissati all'inizio dell'anno e vediamo di tenere fino in fondo, insomma. Thank you.